riteniamo che sia estremamente importante valorizzare le potenzialità di tecnologie come queste nell'ottica di riuscire a produrre energia rinnovabile e sostenibile. Adesso partiamo con la seconda lavorazione, che è quella della crusca per produrre la farina. Sul contenitore dove c'è scritto F4 è la farina che è stata prodotta da 40 kg di crusca. E vi facciamo vedere la farina che si ottiene confrontata con una farina normale, di una farina integrale di grano, e si può vedere il risultato. Contenuto di amido elevatissimo, 55%, una farina a tutti gli effetti. La tecnologia Yeast, come abbiamo sentito, opera questa disgregazione della struttura delle biomasse e è in grado di aumentare la disponibilità dei principi nutritivi. Particolarmente interessante tutta l'applicazione che questa tecnologia può avere nei paesi che ancora hanno un problema di malnutrizione per difetto. E anche in questo, per la nostra università, anche questo per la nostra università rappresenta un punto interessante. Avendo visto appunto che da questa tecnologia si riesce a produrre un biocarburante di seconda generazione, le cui caratteristiche sono del tutto compatibili con le esigenze tecniche del settore dei trasporti, con l'Unione Petrolifera è interessata all'evoluzione di questa tecnologia.